We are ready to go to Pereira. Ciao bella. Ciao bello. Ciao bella. Yeah. Let's do it again. Let's do it again. I'm a soul man. Eccoci qua, siamo arrivati a Porretta Terme, Alto Reno Terne. Questa sarà la 35esima edizione del Soul Festival che noi vi andremo a raccontare questa emozione. Siamo proprio all'inizio del paese, seguiteci perché ce ne sono, ma ce ne saranno. Eccoci qua, buongiorno a tutti, ho beccato Graziano Uliani, il patron di questa 35esima edizione che ha un profumo incredibile. Beh, è un'edizione scoppiettante perché le preoccupazioni erano tante, legate a tanti fatti, insomma. Che sappiamo, che migliaia, sappiamo, migliaia, no? Migliaia di fatti. E devo dire che siamo partiti nel migliore dei modi, artisti grandissimi, un pubblico anche rinnovato perché grazie alla prima serata dove si sono esibiti due gruppi molto giovani, uno è Mononeon e l'altro sono i Lehman Brothers, è arrivata veramente tanta nuova gente, è pieno ovunque, ma sono soprattutto attratti da queste nuove leve che rispolverano quella che era la musica soul degli anni 60 in maniera molto, molto coinvolgente, coinvolgente. Molto nuova. Qui siamo sul ponte, che questo ponte è il ponte di Solomon Burke Bridge. Sai che Solomon, prima di andarsene, chiese, anzi disse, ma come, c'è una via Otis Redding, c'è un Rufus Thomas Park e a me non fai neanche un ponte? Dico, però aspettiamo, insomma, è arrivato il momento, abbiamo fatto il ponte. Tra l'altro alle nostre spalle stanno completando un murale e sarà una sorpresa per l'artista rappresentato perché lui non lo sa, a parte che qualcuno ha già pubblicato delle foto durante la lavorazione. Hanno iniziato domenica scorsa e verrà inaugurato domani, domenica, alle 18.30. Quindi, con la presenza dell'artista che l'ha fatto. Diciamo, i due artisti che hanno disegnato il murale, ma soprattutto l'artista rappresentato che è Sax Gordon. Sax Gordon, bene Graziano, noi andiamo perché vogliamo vedere, raccontare quello che succederà, colori, street food, migliaia di persone, andiamo che dobbiamo raccontarti, salutiamo. Vi lascio andare. Ciao Graziano, grazie. E grazie a voi per essere venuti ancora sempre una volta. Presente. Sin da giovedì c'è stata tanta gente, c'è stata ieri sera, poi questa sera vedi anche te, poi sai, sabato è sempre così. Il sol che trascina qua questo, questo calore, questo amore per questo posto, per questa zona, che noi andremo a raccontarti, lasciamo andare. Hello everybody! E benvenuti a nostra 35esima edizione di Sweet Soul Pereira, facciamo un grande applauso, all right! Allora, Riccardo, 35esima edizione, tu qua anche quest'anno carichissimo, ti vedo ti in ringrazio. Una forma strepitosa. Well, sai, ancora non ho 35 anni io. No, ancora no. Io ho iniziato quando ero appena nato a presentare questo. Quindi ne hai 34? 34, arrivando a 35, portato bene. Okay? Ma senti, ma vedo che c'è un fermento incredibile. Cioè, guarda, è aumentato, eh? È aumentato. Non lo so che è perché ci sono sex symbol come te che girano. No, sei te qua che tutti gli anni la gente vuole sentire. Ma ci sono due sex symbol, diciamo, io e te, che è incredibile, eh? Guarda quanta gente c'è, sono tutti là che ti aspettano. Stasera cosa c'è di buono, di esplosivo? Cosa c'è? Ma lo sai cos'è? Cioè, lo sai come hai parlato? C'è il più anziano, io direi, bluesman che si è esibito ieri, Bobby Rush, ancora, no, in azione, è incredibile. Lui ha lo stesso compleanno di me. Ma dai. 10 novembre. 10 novembre. 10 novembre, quindi cominciate di risparmiare ora. Per il regalo. Right, per that's il regalo. Right, esatto. 10 novembre, io però 53, lui 33. Ah, però,
Hai capito? Bello tonico. Bello tonico. Quindi io 70 quest'anno, lui 90. Mamma mia, mamma mia. E poi, finalmente, un'altra cosa bella, e New Generation sono arrivati. Ho visto. New Generation, hai visto Mono Neon? Ho visto, un po' sento parlare di New Mono Generation. Mono Neon, Lehman Brothers, questi ventenni, trenta, incredibili. Incredibile, solo non ha età. Esatto, non ha età, come io e te. Come te. Senza come età. Te. Per me si sempre, guarda, quando eri a Video Music, per me si sempre quello. Rick Hatton, signori e signori, anche quest'anno è qui a domare. Yeah. Una delle caratteristiche del Soul Festival è lo street food, no? Come si chiama adesso. C'è un intero paese apparecchiato con prodotti, con cose da mangiare da tutto il mondo. Quindi qua possiamo trovare l'impossibile. Infatti adesso andiamo dentro e vi facciamo vedere. C'è di tutto. Questa gente qua è il Sweet Soul Music, la 35esima edizione, 35 anni che fanno questo evento. Beh, una roba pazzesca. Street food. Lui fa da bere, te cosa fai? Niente, io faccio le chiacchiere, intrattengo i clienti, aspetto che arrivi Ciaccio per sapere del calciomercato. Io mangio e bevo. Va bene, adesso noi facciamo un giro perché qua quest'anno abbiamo battuto tutti i record, eh? Quest'anno veramente. Quest'anno è clamoroso. Giovedì, che in genere insomma il primo giorno sì c'era gente, ma quest'anno pienone anche. Ma poi vedo armonia, vedo tutta gente poi, contenta, pieno a mangiare, pieni sì, bar. Sì, ieri è ancora presto. Ieri sera piena la piazza, la via Mazzini, all'interno dell'arena non c'era un posto libero. E sicuramente sarà così anche stasera. È un lavoro incredibile, la giunta, Uliani, no, i gruppi, il paese. Sono soddisfatto perché abbiamo lavorato in sinergia, sinergia, questo è il risultato. Bellissimo fine settimana, tantissima gente, sono venuti anche dall'estero. Stamattina ho incontrato degli olandesi in stazione. Gli olandesi che vengono qua per il Soul Fusion. Per il Soul Fusion, tedeschi, olandesi, inglesi, molto bello, molto bello. Bene. Siamo ottimisti per il futuro. Bene, benissimo. Ok? Fra un po' verrà tutto il mondo a Porretta. Quasi tutto il mondo, quasi. Siamo nello street food, ma qui c'è della musica da tutte le parti. Questo Soul, com'è che prende così tanto? Com'è? Ah, questa è una musica eccezionale. Ti prende, ti sembra di vivere in un'atmosfera pazzesca. Caraibica. Cioè siamo a Porretta Terme, ma in realtà sembra di essere in Spagna. In Spagna. È bellissimo. Ti trasporta. Ti trasporta. Evangelisti, il soul music è un po' un suono di squadra, un po' come una squadra di calcio? Sì, dai, è una cosa veramente bella. Infatti non trovo subito occasione per venire qua con la famiglia. È veramente un weekend bellissimo, un weekend, dai. Bellissimo, è una squadra sì. Che suona come un gruppo, come un gioco di squadra, da mister ovviamente. Esatto, e suona bene anche, suona soprattutto. Suona bene. Allora i preparativi, come vedete, cioè
Io non lo so se si può spiegare meglio di così. Qua davanti, il palco sopra, si prevede una serata incredibile, come sempre ci ha regalato e ci regala il Soul Festival. Quest'anno lo voglio vedere Squalo gestire il palco qua, perché c'è un pacco di gente, un pacco di artisti. Com'è la situazione qua? Mi sembra top. È molto top, ragazzi, è molto top. E Graziano quest'anno ha fatto veramente un grande festival, con grandi artisti, grandi nomi, grande emozione, quindi te sul palco lì ti giri, come fai? È molto molto complicato, però come sempre portiamo la casa, la portiamo a casa anche quest'anno. C'è anche quest'anno presente. Allora, sta iniziando la serata, Rick Haddon ha presentato niente po' di meno che Mr. Salgado, colui che ha ispirato i Blues Brothers. Eccolo, con il suo batterista, Mr. Salgado ha ispirato i Blues Brothers e da lì nacque tutta la sequenza, il film, la storia. Signori e signori, eccolo, a Porretta Terme. Yeah! Are you with us, music lovers? Are you with us, music lovers? If there's love to be given, babe, I'll give it all to you. And if you want a little more, babe, no problem. I'll give you all of another that too. Everybody wants something. When they get it, they want more than that. Everybody wants something, yeah. When they get it, they want more than that. But my something will satisfy you. My love is where it's at. Let me give you something. Little sun bumping. Get our hearts to bumping. With a heart. Love is something. You're the sum of something, baby. Love and make me wanna love again. Il mio nonno fu di Rocca Cornetto, lo sai? Yes, sapevo. Sì, venne a Chicago per lavorare nelle miniere. E poi sono rimasti tanti italiani là. Tanti, però. Io invece sono tornato qui per essere con te. Tutto sempre con Soul. Esatto, Soul. Per il Soul. Per perché Soul, esatto. Voi dovete sapere che Graziano Uliani, tanti anni fa, è andato da lui per iniziare tutto questo, vero? No, non è vero, ma è un bravo ragazzo, Graziano. Io sono un suo assistente là nella prateria. Sono semplice avvocato della prateria. Grazie all'avvocato Bernardini a Chicago nacque 35 anni fa. C'era anche Michele Torpedine. Sì, anche Michele Torpedine. Nacque il Sole e qui siamo alla 35esima edizione. Esatto, hai visto tutte le belle morale, c'è quella bellissimo. Nuova quest'anno. Bellissimo. Ma però è diventato. È la città più famosa nel mondo per le murales del Soul. 13 murales, giusto? 14, c'è un nuovo, questo che stanno per iniziare domani. Esatto. È più grande, sarà il più bello murales di tutta Italia. Già visto. Tu l'hai visto? Abbiamo ripreso. Dobbiamo fare un murales di te. Yes! No, io e te! E lei lo metto insieme. Insieme. Grazie avvocato. Grazie. Al prossimo anno, ciao. Ti amo. Anch'io, love you. Ciao. Ho dato tutta me stessa ieri, in realtà lo faccio sempre in qualunque spettacolo io faccio, perché per me la cosa più importante è lo scambio energetico con la gente, quindi quando io sento che la gente è sulla mia stessa lunghezza vibrazionale, onda vibrazionale, allora c'è questo scambio e questa fortissima energia che si sprigiona sia sul palco che anche da parte proprio della mia vocalità, ecco. Seguitemi su Instagram e su Facebook. Io la seguo già, la seguo anch'io. E venitemi a trovare, così insomma. E alla Casa Bianca quando ci vai a cantare? Aspetto l'invito, dovrebbe arrivare l'invito scritto da parte del Presidente la settimana prossima. Non lo so, speriamo presto. Dice che i cantanti...
Siamo in compagnia di Fabio dei Groove City, che ieri sera il gruppo di Dare Biancari che abbiamo sentito prima, è successo di tutto, mi hanno raccontato. Parecchio, sì, è successo molto, la gente è stata molto contenta, gente che ha pianto, ha riso, si è divertita molto. Ballavano. Sì. Ma voi fate soul e blues, e questo Soul Festival cosa ti ha lasciato? Beh, per me è stata una grandissima soddisfazione, perché è un nuovo corso della nostra carriera musicale. Abbiamo virato verso il blues, però mantenendo sempre le nostre radici soul e funky. Però funky pure fate? Sì, ci siamo, ma sono tutta la stessa famiglia, la soul, blues, nera, musica di matrice nera, black, sì, diciamo. Che non può sbagliare. And what do you think about Italian in general? Well, you guys have marvelous. Fantastico. Real soul music, y'all into soul music, and we love it, you know? Io dovrei fare una traduzione, chiaramente. Comunque loro sono molto entusiasti di Porretta, sono molto entusiasti chiaramente di essere qua e vivono quello che è l'accoglienza degli italiani in generale, conosciuta in tutto il mondo. Un po' uno stereotipo, ma anche una cosa che ci fa ben volere. So, the soul, what is the soul music? Soul music is a combination of gospel, just blues, country, rock, all of it mixed together. Feeling, like a, you know, with the and love, I think. Love, yeah. Love, yes. Ho chiesto loro che cos'è la musica soul e loro ci hanno detto che è una miscellanea di tutto quello che può ricondurre al soul, all'anima e all'amore. He's the king of Porretta, ladies and gentlemen, the one and only Bobby Rasharez. Miss Low! Miss Low! Si sente molto bene qui in Italia, l'Italia è il suo posto e it's not the first time that you came here. No, fifth time. I've been here five times and every time it's get better and better and better. I'm in love with this place. È la quinta volta che è stato qui a Porretta, è il suo posto come ha già detto e gli piace tantissimo, lo ama perché appunto questa musica soul ce l'ha nel cuore. So you have inside your heart the soul music. Yeah, soul music. Then I brought Miss Lowe with me this time, kind of fusion her with this new CD she have out now, called Classy Lady. It's gonna be wonderful. You're gonna hear a lot about it, a lot about her, a lot about me and the things that I do with her. It's gonna be great. So, sta parlando anche del suo CD che è uscito e che noi tutti quanti noi possiamo ascoltare, che appunto racchiude tutte queste energie che stiamo ascoltando qui a Porretta Festival. What do you think about the murales that is in Porretta? Oh, this is the best in the world. This is the best festival. I've been all over the world, from Maine to Mexico, all in the US, all over the Europe, but this is the number one. This is the number one. Gli piace molto il murales e gli piace molto anche il festival, che dice essere il numero uno nel mondo per quanto riguarda la musica soul. Then Mr. Rush co-written and produced the songs on this album. Ok, quindi ascolteremo il loro nuovissimo album che uscirà su tutte le piattaforme molto presto e che è stato coprodotto da Mr. Rush, che abbiamo sentito prima. Quindi, what's the feeling that you feel on the stage? What do you express while you are singing and playing? I feel loved. I feel the culture of here, of the Porretta Soul Festival. This is not the first time that I've been here. This is the fourth time that we have been here. And we are all like we are loved and embraced. Ok, quindi ha detto che sente lo spirito di Porretta, sente l'amore, sente tutto quello che accade in questo posto e appunto sente la soul music. I wanna give it all to you. You can take my heart. Don't you break it in two? Because your love is my love, your love. So give me the blue, give me the blue. Ma un giorno si potrà vedere tutto Macron anche qua dentro? No, no, noi facciamo, ognuno rimane nel suo ambito, dai, noi dobbiamo occuparci di sport, però no, qua è bellissimo, devo dire, Porretta diventa un luogo magico nei giorni del festa, diventa veramente un luogo magico perché poi
questo diciamo il paese è piccolo, quindi gli artisti ovunque, nei bar, nei ristoranti, negli alberghi, veramente credo che sia bellissimo sia per chi viene sia anche per loro, perché è una dimensione molto diversa da quella magari di altre situazioni, di altri festival in altre città più grandi. Qui veramente si crea una energia e una situazione unica e magica. Grazie Gianluca, grazie alla Macron, che comunque io col Bologna devo per forza dirlo. Grazie Bologna, sempre, Bologna, sempre. Poi grazie. Quest'anno mi sembra che siamo partiti. I presupposti per divertirci, sarà una bella stagione. E se lo dice lui, cioè io faccio play, rec, che cos'è sta cosa qua? Puoi far tutto. Qui drone, qui ripresa, qui foto. Cioè qui siamo multimediali, smart, multitasking, tutto quello, come mai? Così, perché l'evoluzione... Ci siamo appassionati tantissimo al drone principalmente e siamo venuti qua dopo l'NJ Videodrone, siamo qua anche per... No, ma aspetta, come vi chiamate? NJ Videodrone. Non ho capito, aspetta. NJ Production. NJ Production. Qui la tecnologia ormai la fa da padrone e anche il soul ne usufruisce. Assolutamente. Thomas Park. Stepped it up, band was working on. Rufus did the funky chicken and everybody saw. Rufus Thomas sitting back in town. Funky town. Getting up, acting a clown. Happy mom. All people at a party, people get down. Valentina Borghi a Porretta Terme al Soul Festival, come mai? Beh, perché questa è una realtà in cui lavoriamo spesso sia come Bonifica Renana sia come Coldiretti, è un territorio particolarmente importante per la forte antropizzazione, per la presenza appunto di agricoltori e di strutture per la manutenzione del territorio, e queste iniziative fanno bene a un territorio che deve rimanere vivo, quindi ringrazio le istituzioni che l'hanno organizzato appunto e lo staff, perché iniziative di questo tipo portano turismo, portano attività, portano indotti, soprattutto fanno conoscere un territorio che è bellissimo. È un grandissimo piacere vedere tante persone che sono venute a questa incredible celebrazione di un murales, io credo quasi quello più grosso, sicuramente quello che si vede dappertutto. Come ha detto Graziano, ora speriamo che quelli nel palazzo non vogliono fare 110. Benvenuti in Italia. So good. Come ti senti essere in un murales? Welcome to Italy. How do you feel about being in a mural painting? I think it's incredible. It's a great honor and I'm so surprised. È incredibile, è un grandissimo onore e sono totalmente sorpreso. Totalmente sorpresi, tutti sarebbero sorpresi, ma poi venire a Porretta in questa magnifica città del sole è una cosa secondo me incredibile. He said, it's coming to this city, that it's a city of soul, it's an incredible thing in itself. You know, what do you have to say about that? But ever since I came to Porretta, it became one of my favorite places for the music, but also for the atmosphere and the people. So I'm so happy to be here. Da quando è arrivato a Porretta la prima volta è sempre stata un'atmosfera che l'ha attratto, per la musica, per la gente, per l'atmosfera. Un posto incredibile. Ma secondo te, diciamo, Porretta può essere uno dei primi posti al mondo per il soul? Can Porretta be a first place in the world for soul music? Well, of course, in Porretta they honor the soul music of Memphis, but now Porretta is one of the places that's really showing its appreciation for the music, you know?
Porretta è un posto dove si fa vedere proprio l'apprezzamento della musica soul, la musica soul che viene dal Memphis e dagli Stati Uniti. Guarda qua, Ciaccio. No. Guarda che lavoro. No. Questo è un tortellino artigianale incredibile. No. Abbiamo una persona che ce li fa. È venuto a trovarci l'altra sera Massimo Bottura e ci ha fatto i complimenti anche lui, perché oltre ai tortellini, che è tanta roba, abbiamo anche quello spettacolo lì. C'è Donelli alla zampanelleria. Esatto. Facciamo vedere questo. Questo zampanella o borlengo, sai che qui c'è una disputa, però noi abbiamo 7 padelle e vanno a ruba. Questo impasto molto free, con un pesto di lardo, cinta senese e un pochettino di pancetta, parmigiano reggiano, viene chiusa. Si mangia già? E la diamo a Ciaccio in diretta. Pronti? You got that look in your eye. Dall'esposizione universale di Milano, dove il tema era nutrire il pianeta, e io ho cominciato ad aprire questi refettori, coinvolgendo tutti gli amici. E da lì, da 8 anni, dove il primo refettorio, il secondo refettorio, adesso ne abbiamo 14 in tutto il mondo, e l'anno scorso abbiamo recuperato 950 tonnellate di cibo, trasformandole in 2 milioni... Sì. 2.550.000 pasti per la gente in difficoltà. For feeding soul with music and food. Questo è straordinario. Martina Mari di 7 gol ovviamente, qui stai facendo quello che facciamo noi, lo stai facendo anche tu? Siamo qua, ormai siamo qua tutti e due, facciamo uno speciale tutti quanti sul Porretta Soul Festival, ci vediamo su 7 gol, su Radio Italia anni 60 TV, con Ercole, con noi, con tutti, solo Soul Festival. Soul Festival, ciao Martina, ciao a tutti, grazie. Ciao. Cosa viene a fare il console degli Stati Uniti generale qua a Porretta Terme? Ma... sperimentare questo ambiente, questa musica americana, ma... e questa è la musica forse come jazz ma più americana che abbiamo, e per me è davvero un onore che essere qui circondata da gente, da passione, è un festival che è considerato uno dei festival più importanti di questa musica nel mondo. Nel mondo, e diciamolo, sì. Questo sì. È Porretta Terme, il Soul Festival, questo soul americano che ha contaminato l'Europa, ma soprattutto l'Italia, ma soprattutto l'Appennino. Porretta. Quindi tutti gli anni, console, sì. Devi venire a Porretta sì, Terme. Sì, sì, questa è la prima volta, ma non l'ultima. Ma è stata una maratona notevole, perché io ero poi partito da Maspalomas alle Canarie, perché quest'anno abbiamo questo gemellaggio per la 7ª volta, però abbiamo fatto prima. E poi siamo arrivati a Porretta, un clima bellissimo. Bello, bello. Dappertutto è caldo, ma Porretta si sta da Dio. E artisti superlativi. Dopo 7 anni abbiamo cambiato la band di casa, la house band, e i Bo Keys. Il meglio della musica di Memphis con alcuni artisti straordinari,
Ne cito alcuni, Bobby Rush. Ma Bobby Rush, incredibile, 90 anni. Sai che Luciano Ginestroni gli ha già cresciuto un anno, quando è arrivato Bobby Rush è del 90. Ieri mi diceva 89. 91. No, a me mi ha detto 89. A me 91. No, però è un personaggio clamoroso. Incredibile. Ma poi il nostro uomo del sax oggi, che c'era il Morales. Sax Gordon, gli abbiamo dedicato un murale, era un personaggio che meritava un murale perché sta facendo tanta di quella promozione, lui gira veramente il mondo, un giorno in Brasile, un giorno in Cile, poi va in Francia, poi torna in Germania, è incredibile. Ma abbiamo visto dei numeri clamorosi, Graziano, clamorosi, c'è quasi gente che gira da 3-4 giorni, boh, 50.000, per quante gente c'è? Ma un casino perché con lo street food veramente è arrivato il mondo. E ieri sera oltretutto ho avuto un attimo, non dico di panico, però erano veramente tanti. E però abbiamo, ecco, devo fare una precisazione, anzi devi sottolineare. Tempo fa a vedere Renato Zero all'Unipol Arena e ho visto Eric Clapton. Se da lì tu ti stanchi e vuoi scappare via, non ce la fai mica. Non ce la fai, qua riesci. Qui riesci. Qui là sei ingabbiato. Quindi, se la musica soul non è pesante. Non è pesante perché non ho visto scappare nessuno. A mal di pancia. No, non ho visto scappare via. Nessuno no. Io. Anzi, le vedevo entrare. Riesci a scappare via, per cui mi fanno veramente ridere quando dicono, ma sai, le problematiche varie, no? Ecco, che problematiche, posto meraviglioso. Una cosa. Allora Graziano, diciamo così, rimandiamo tutta la gente al 2024 perché 2023 così, prossimo anno chissà che colpi che farai. Prossimo anno sarà ancora più favoloso, anzi c'è uno, vedi, mi sta chiamando al telefono che vuole sapere le date del prossimo anno. Prossima settimana le pubblicheremo, ci verrai a trovare ovviamente giù in televisione. Una chiosa finale nel senso che il sole ha vinto su tutto anche quest'anno. Il sol vince sempre, il sol ogni giorno attraversa la nostra strada e non ce ne accorgiamo. Sweet soul music. Down home, rhythm and blues. That's the kind of music. Amore, sai qual è stato? Quando Graziano portò Salomon Barca al Castanea. A me mi è scoppiata una roba e gli ho detto, ma è impossibile. E allora tutti gli anni vengo perché è meraviglioso. Poi a me piace molto anche il pomeriggio quando vedo la gente ballare. Pomeriggio devastante. Gente anziana, bambini che sono là che ballano per me. È una bellezza. Siamo sempre davanti al sol. Ho beccato uno che vuole entrare ma non si vuole far vedere in faccia. Ha detto che vuole andare a ballare. Però c'è il suo amico che parla in italiano, che è qua, lo fermo. Ah, c'è anche lui, ma non sa l'italiano, vai via te. Ma state per entrare davvero? Dovete andare a ballare gli ultimi due o tre pezzi o avete fatto la fila? No, noi si entra in lista noi. Si entra in lista? Alla grande proprio. Ma il sol cosa pensi che sia questo sol? Da dove ti passa il sol? Da dove ti entra? Perché qui ballano tutti, Ma anche là, da stamattina che ballano da tutte le parti. Tu non sei di Porretta? No, io sono di Firenze, infatti qui si chiama casino da noi questo qui. Ah sì? Questo è casino puro. Quello si chiama anche da noi, però è bello, casino bello, positivo. Certo. Tornerai un'altra volta? Sì, assolutamente. 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 Ti ho visto ballare ieri sera il sol qua davanti e lì dentro. Chi ero io? Sei tu, ti prende bene sta musica? Bellissimo, sono veramente stati 4 giorni fantastici, un festival stupendo che anche questo passerà alla storia perché grandi artisti, no, e soprattutto grandissima partecipazione perché ieri sera avevamo una Porretta veramente bombata, no, di fra fuori e dentro pienissima, veramente sembrava di essere a Rizzone più che a Porretta. Quindi diciamo Graziano Uliani, una statua?
in centro, ma non solo qua, bisognerebbe farlo proprio a livello metropolitano, perché quello che sta muovendo lui in termini di promozione, di nome di Porretta e anche della musica, che fa bene anche alle terme di Porretta, fa benissimo anche alle terme, infatti venire ad ascoltare la musica e fare le terme è, diciamo, il connubio perfetto per un turista porrettano. Ho rischiato di non esserci quest'anno perché ero in giro con i ragazzi fino a ieri, fino a stanotte. Abbiamo visto. Oggi mi sono liberato, vedi, l'affetto che ho per Graziano per il festival, vedi, sono qua un'altra volta. Allora, ieri sera c'era Bernardini, Chuck. So che tu, Chuck e Graziano avete iniziato tutto questo, è vero o mi sbaglio? Sì, è nato tutto con quel gruppetto di lavoro lì. Il successo di Bocelli in America, il volo, è stato un bel trio per un periodo. Un bel periodo. Poi hai visto, tu non hai visto, adesso vai dentro, vedi che roba c'è. È una roba che non si può raccontare. No, quello credo che sono quelle cose che succedono ogni 100 anni. Ogni cento anni. Ringraziamo Michele Torpedo, lo lascio andare perché deve vedere la serata. Il libro? Ricomincio dai tre. Ricomincio. Il volo. I don't know why to treat me like she do. All the things that we've been through. The sitting calendar that sits on the wall. Tell me, girl, who's the fool of them all? I wanna know. Soul Festival 2023, siamo alla chiusura, siamo ai titoli di coda, è stato un evento incredibile, avete visto dalle immagini, avete visto i personaggi, avete visto tutto quello che ha organizzato Graziano Uliani, anche quest'anno è stato dominatore assoluto con tutti i cantanti e tutti gli artisti, è stata una roba incredibile. Noi vi salutiamo qui da Porretta al Soul Festival, vi aspettiamo per l'edizione del 2024 che, a giudicare da quello che è successo quest'anno, chissà cosa succederà. Vi salutiamo, per il momento è tutto, alla prossima, sempre solo Soul Music. Ciao belle!